Domanda che mi sono posto spesso anch'io, in effetti. Perché è l'opera più rappresentativa dell'arte, del mercato dell'arte odierno, ossia la performance nella performance, la performance dell'asta con l'opera che si frantuma. Quindi la spiegazione più semplice è la migliore. Penso che alla fine lo siano un po' tutte, perché sono tutte parole abbastanza complesse che affondano le radici per lo più nel Settecento inglese. Quindi, ma forse paddle, che è la paletta, noi ci giochiamo col secchiello di solito in spiaggia, qui siamo a Livorno, quindi posso immaginare che d'estate si usino molte paddles. In realtà è la paletta con la quale un tempo nelle aste in presenza si alzava la mano, diciamo così, per aggiudicarsi un lotto. Sopra c'era scritto un numero e il numero corrispondeva al documento che io ho firmato prima di partecipare all'asta per registrarmi, giusto appunto. Paletta.